Eventi Matils a Pontasserchio, viaggio nel Medioevo, la prima edizione della festa medioevale ispirata a Matilde di Canossa, sabato 19 ottobre dalle ore 15 nel comune di San Giuliano Terme. Libri, il ragazzo socialista, la traversata di Pieraldo Ciucchi in 50 anni di politica italiana, presentato al Palazzo del Pegaso, il libro autobiografico tra la passione per il calcio e la scelta dell'impegno nel PSI. Farmacie dei servizi, via libera alla proposta di legge, l'atto è stato licenziato con voto favorevole a maggioranza in Commissione Sanità. Viaggio nel Medioevo ispirato a Matilde di Canossa a Pontasserchio. Sabato 19 ottobre dalle ore 15 il borgo si trasformerà in un villaggio medioevale con la prima edizione nel comune di San Giuliano Terme di Matildis, festa medioevale. I visitatori potranno assistere in ambienti storici ricostruiti a scene di vita dell'undicesimo secolo e antichi mestieri, combattimenti e duelli, falconeria, spettacoli di acrobazia ed equilibrismo, giochi di fuoco e mercato d'epoca, laboratori di conio della moneta e di pittura antica, ma anche di tiro con l'arco e scuola d'arme. Le radici e l'identità di un territorio sono in primo piano, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Permettetemi intanto di ringraziare l'amministrazione comunale. Far partire un'iniziativa nuova, bella, importante come questa, che riconosce le radici, l'identità di un territorio e che lo fa attraverso la figura di Matilde di Canossa, che a San Giuliano, anzi a Pappiana in particolare, ha vissuto nel suo castello e che oggi rappresenta, come dire, no, il ricordo di quello che è stato un territorio, la sua storia, i suoi valori, ma che guarda anche ai prossimi anni. E poi queste iniziative servono per fare memoria, servono per ricordare, ma servono anche per attirare tante ragazze e tanti ragazzi a far conoscere meglio le identità del nostro territorio. Io mi auguro che sia una festa molto partecipata, quindi ricordo a tutti il 19 ottobre dalle ore 15, Parco della Pace a Pontasserchio, una bella iniziativa per i grandi ma anche per i più piccini. Matildis non è solo una festa, ha detto il sindaco Matteo Cecchelli, ma un vero e proprio viaggio nel tempo. Quest'anno la prima edizione di Matildis, festa medievale, nel Parco della Pace di Pontasserchio, un parco vincolato, un parco storico del nostro comune che ospiterà sabato 19 dalle ore 15 la festa medievale. Grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali e di Regione Toscana abbiamo programmato questo evento, il penultimo evento dell'estate sangiulianese, che appunto porterà nella frazione vari spettacoli e giochi di strada che si rifanno al periodo medievale e a Matilde di Canossa, personaggio storico del nostro territorio. Oltre a rievocare un momento storico, curiamo anche l'aspetto del turismo, aggiunge Angela Pisano, assessora alla cultura. Abbiamo accolto, quando la nostra direttrice artistica ci ha proposto la festa medievale, l'abbiamo accolta con grande calore e con grande entusiasmo, proprio perché oltre a rievocare un momento storico che i libri di storia ci fanno vedere come un periodo buio, invece vogliamo tirar fuori le condizioni ottimali invece del Medioevo e la rinascita che c'è stata durante il Medioevo, curiamo anche l'aspetto del turismo, perché è un'attrattiva per far venire i paesi limitrofi presso il nostro comune di San Giuliano Terme. Matilda di Canossa, figlia di Bonifacio di Canossa e di Beatrice di Toscana, che morì ed è sepolta a Pisa, e fu un personaggio politico importante perché riuscì con atti politico-amministrativi a gestire le lotte che c'erano tra la nobiltà e la Chiesa. Adesso il commento di Martina Favilla, direttrice artistica di Antitesi Teatro Circo, che ha curato l'organizzazione dell'evento. La
festa è appunto la festa medievale Matildis, è in onore di Matilde di Canossa, e che appunto abbiamo scoperto aver soggiornato per diverso tempo nelle zone di San Giuliano Terme, in particolare a Pappiana. E per l'occasione, sabato appunto, faremo questa rievocazione. Abbiamo invitato tantissime compagnie storiche, spettacoli, artisti, e anche molte associazioni del territorio si sono date disponibili a dare una mano negli allestimenti, nella partecipazione, e quindi siamo molto felici anche di questa cosa, perché appena l'abbiamo proposta è stata accolta molto bene sia dall'amministrazione che dal tessuto sociale di San Giuliano e di Pontasserchio in particolare. E quindi nel pomeriggio diciamo, le persone verranno accolte in un villaggio medievale con ricostruzione dei campamenti, e ci sarà la possibilità anche di partecipare attivamente attraverso laboratori di scherma antica, piuttosto che di tiro con l'arco, ma anche di pittura antica e di conio della moneta. E poi ci saranno spettacoli di acrobati, spettacoli di fuoco e anche falconieri, quindi dimostrazioni di volo di rapaci notturni e diurni. E tante cose, insomma, non vi le svelo tutte perché altrimenti si perde la sorpresa. Comunque sarà un evento interessante, insomma, a cui partecipare. Immagino ci sia molta trepidazione, essendo la prima edizione questa per voi. Certo, sì, è molto sentita sia da noi organizzatori che appunto della popolazione locale, che si sta organizzando con i costumi e anche con la costruzione di banchi, di mestieri, quindi sì, siamo tutti in fermento per questa prima edizione. Il ragazzo socialista è la mia storia, quella di un giovane cresciuto con il sogno di diventare calciatore professionista e poi passato alla scelta politica partendo dai gruppi extraparlamentari fino alla decisione di seguire la strada di Pietro Nenni. Pieraldo Ciucchi, già sindaco di Reggello dal 1980 al 1993, poi consigliere regionale dal 2000 al 2015, riassume così il racconto della sua vita, che è anche una lunga riflessione sugli accadimenti che hanno segnato la storia politica del nostro paese e inciso nella vita di tante persone. Alla presentazione del libro Il ragazzo socialista, una storia politica, scritto da Ciucchi con Edoardo Tabasso, edito da Effigi, nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, affollata di amici e protagonisti di quell'avventura politica, c'erano anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sentiamo le parole dell'autore Pieraldo Ciucchi. Il libro ripercorre un po' la mia vicenda personale e naturalmente anche la mia vicenda politica. Vicenda personale che si snoda all'interno di un percorso di un ragazzo di paese, Greve in Chianti, che ama il calcio e che lo percorre inseguendo un sogno, quello naturalmente di tutti i ragazzi, di poter arrivare al calcio professionistico. Milita nelle giovanili della Fiorentina fino alla squadra Primavera e si rende conto però che da lì in avanti c'è da fare un salto che non è nelle sue prerogative, non è nelle sue possibilità. E in quel frangente, nel momento in cui insomma finisce il sogno calcistico, inizia a guardare al mondo esterno e nella rivoluzione, diciamo, giovanile del tempo, siamo alla fine degli anni 60, si infatua dei movimenti extraparlamentari del tempo e poi è di fronte a una scelta, quella se seguire Adriano Sofri o seguire Pietro Nenni, e sceglie di seguire Pietro Nenni. E quindi sceglie una minorità, sceglie di stare in una battaglia di minoranza all'interno del paese, nel segno di un'idealità socialista,
insomma, e percorre un'esperienza che lo porterà poi a ricoprire ruoli dall'interno del partito, a fare per 13 anni il sindaco di Reggello e 15 anni il consigliere regionale della Toscana. E in questa storia, insomma, c'è tutto il vissuto di un'epoca che è quella che va dai primi anni 80 fino alla fine del Partito Socialista, alla sua implosione, e a un percorso che si rinnova dopo con una nuova esperienza di un nuovo Partito Socialista che lo percorre dal dentro il Consiglio regionale della Toscana, cercando di riannodare i fili di una diaspora socialista e cercando, insomma, di non far disperdere la memoria di un grande patrimonio culturale, ideale e politico che è quello del socialismo italiano. E quindi un'esperienza che credo abbia vissuto con grande dignità, se mi si può permettere di dire, e anche con una certa soddisfazione, con tutti i momenti critici che ha dovuto sottostare, che sono quelli, insomma, anche di una di vicende giudiziarie che mi hanno colpito, dalle quali ne sono sempre uscito a testa alta, assolto, sempre per reati di abuso d'ufficio, che però mi hanno costretto a dimettermi da sindaco, mi hanno visto il sequestro dei miei beni personali, il 50% del mio appartamento all'epoca, siamo nel 1993, il sequestro della mia macchina, della mia auto, e il processo dopo 5 anni, il pubblico ministero che chiede la soluzione, insomma un piccolo calvario, insomma, che ha, diciamo, segnato anche la vita della mia famiglia, dei miei figli, e però da quale ne sono uscito poi, insomma, con un certo riscatto anche sul piano personale e politico, potendo, diciamo, riportare il Partito Socialista all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Insomma, sono elementi, diciamo, di soddisfazione, seguiti a momenti anche di grande tormento personale e familiare. Sentiamo il commento di Gianni Bonini, oggi analista e culture di geopolitica. Abbiamo messo sul libro la foto di Pieraldo in maglia viola, perché lui, dove ha vinto nel 1970 un campionato degli allievi della Fiorentina, ha imparato in quella storia calcistica lo spirito di squadra, la disciplina di gruppo, e questo l'ha portato poi a affrontare la politica con quella postura e con quella predisposizione al ragionamento, alla pazienza, al gioco di squadra che lui ha imparato sicuramente sia nella storia familiare molto importante. Se leggete il libro, alle spalle di Pieraldo c'è una storia molto importante: babbo vice sindaco di Greve, fa la scelta del Partito Socialista nel 1956, prima dei fatti di Ungheria, in concomitanza al 20° congresso. Insomma, è una storia importante che lo predispone a fare un'attività politica che è molto difficile. Oggi sulla Prima Repubblica siamo tutti un po' o ignoranti o siamo liquidatori, ma è stata un'esperienza fondamentale che ha insegnato molto a tutti noi. Infine le parole del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. È una storia bella, una storia di impegno politico, una storia di impegno tra le persone, di forti valori ideali, nel parallelismo della sua doppia vita, no? La vita da ragazzo, lo sport, il calcio, il gioco di squadra, che ha portato poi anche nell'impegno in politica. Ho avuto modo di incrociare il mio impegno nel Partito Democratico con quello di Pieraldo da segretario del Partito Socialista. Ci siamo incontrati più volte, parlato tanto, c'era sempre voglia di lavorare insieme per la comunità. Insomma, in questo libro ci sta un po' l'impegno nelle istituzioni, un po' la vita, l'uomo, un po' ci sta anche un'idea di futuro, perché in quei valori del riformismo socialista c'è l'idea di costruire e lasciare sempre un mondo migliore. Insomma, grazie Pieraldo, perché è un bello spaccato della sua vita, ma è anche un modo per indicare la strada a tanti e tanti ragazzi.
E anche un senso di appartenenza, prima una maglia della Fiorentina, poi comunque un partito a cui si è dedicato. Ma insomma, non è facile in questo tempo politico mantenere sempre la stessa maglia, no? La stessa maglia da calciatore. Pensate quanti calciatori della Fiorentina sono andati nella squadra avversaria, nella squadra nemica, come suol dirsi. E un tempo questo non succedeva. Antognoni era Antognoni ed è stato così. Allo stesso modo, Pieraldo ha sempre mantenuto la stessa casacca e la stessa maglietta, anche nei momenti non facili. Farmacie dei servizi, via libera alla proposta di legge. L'atto è stato licenziato con voto favorevole a maggioranza in Commissione Sanità. La proposta di legge va a modificare la legge regionale 16/2000 allo scopo di adeguarla al decreto legislativo 153/2009 che per primo ha introdotto il concetto di farmacia dei servizi e alle normative nazionali susseguitesi nell'arco degli ultimi 15 anni. A tal proposito sentiamo il commento di Stefano Scaramelli di Italia Viva. La Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi in dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto, per esempio, dei prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei presidi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie, è un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi, alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico, ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono a accedere ai servizi ospedalieri. Adesso il commento di Federica Fratoni ed Enrico Sostegni del PD. Sì, dunque, questa norma tende non solo ad aggiornare la legge regionale del 2000 recependo una legge nazionale del 2009, ma intende soprattutto offrire un'opportunità, soprattutto nelle zone più periferiche della nostra regione, a vantaggio anche di quei territori magari popolati da persone prevalentemente anziane che hanno bisogno di un punto di riferimento, come la farmacia, devo dire, si è contraddistinta in quest'ultima fase storica, soprattutto in tempo di Covid, già sulle vaccinazioni, come sui tamponi, come diciamo sui servizi connessi per i quali è stata proprio la Regione ad avvalersi di questa rete territoriale. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare, ma dice che tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio d'analisi, quindi con delle caratteristiche molto puntuali, può essere svolta direttamente nelle farmacie, in particolare penso alla diagnostica da sangue capillare, per esempio, quindi non il prelievo di sangue, ma tutta quella diagnostica, la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta, che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia. Ovviamente questa è una norma, ci saranno probabilmente anche interventi della Giunta regionale che andranno a disciplinare in maniera più puntuale le caratteristiche e gli standard, per esempio, che devono avere i locali che ospiteranno questi servizi, ma l'aspetto importante è appunto questa nuova frontiera che si inserisce anche in un lavoro di costruzione di quella medicina territoriale per la quale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e quindi in qualche modo un investimento reale sul territorio che vada a integrare i servizi della rete ospedaliera, che soprattutto possa rappresentare davvero una porta d'accesso per la sanità pubblica. Quindi già oggi le farmacie fanno per esempio tutta l'attività di CUP, sono partite anche con la vaccinazione Covid e anti-influenzale, oggi ecco, si completa questo panorama e ci auguriamo davvero che l'adesione delle farmacie sia massiccia e puntuale sul nostro territorio così vasto e così articolato.
Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000, la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi, e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche di accordi Stato-Regioni eccetera eccetera, tutti quelli che possono essere servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che possono essere spazi, devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari, con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli quelli che sono la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma, una norma che va a implementare l'attività che possono essere svolte dai cittadini, che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Non ci sono garanzie ulteriori, diciamo che chiariamo quali sono i percorsi burocratici che devono essere fatti, quali sono i requisiti che le farmacie devono avere, e chiariamo e diamo certezza sul fatto che possono essere svolti anche in Toscana in maniera abbastanza snella, ma garantendo comunque la sicurezza delle prestazioni. Quello è un elemento essenziale che le farmacie devono garantire, e chi fornisce ovviamente gli apparecchi che vengono utilizzati nelle farmacie. Io penserei che è sbagliato dire che le farmacie sono case di comunità, e mi pare anche sbagliato metterle in contrapposizione, come alcune forze politiche fanno, cercando di dire che le farmacie devono sostituire le case di comunità. Le case di comunità sono l'architrave di tutti i servizi sul territorio e sono dove si integra la parte sociale, c'è l'assistente sociale, la parte sanitaria, la sanitaria territoriale, dove verrà fatta sempre più diagnostica. Le farmacie sono un elemento di integrazione della rete sanitaria sul territorio anche della nostra regione, che acquisisce una valenza particolarmente significativa nelle aree periferiche dove non ci sono strutture pubbliche. È una infrastruttura di professionisti che possono essere di grande aiuto per i cittadini anche in adempimento di funzioni burocratiche. Pensiamo ai CUP che già si realizza all'interno delle farmacie, l'attivazione delle carte sanitarie. Presto, l'assessorato ha già annunciato, anche gli screening potranno essere una parte degli screening, come quello del colon retto. I cittadini potranno decidere se portare le provette nel distretto oppure le farmacie, che si integrano ma non competono mai con le strutture pubbliche che sono l'architrave del nostro sistema territoriale. Le farmacie possono, ovviamente, tenendo conto che, ripeto, la parte di organizzazione della medicina territoriale è per noi la casa di comunità. Ovviamente il territorio regionale è vasto e diversificato, e quindi più siamo in aree marginali e periferiche, più è possibile che la farmacia sia il luogo magari anche della telemedicina, fa per dire, no? Che quindi ci sia un luogo dove un cittadino va e si mette in connessione con uno specialista che è da un'altra parte. Tendenzialmente dove ci sono strutture pubbliche questo verrà svolto nelle strutture pubbliche, ma le farmacie sono una parte importante proprio ad integrazione di questa tipologia di attività, e su tutta una parte di diagnostica leggera, l'analisi del sangue capillare, ECG che possono già essere fatti e potranno a maggior ragione essere fatti nelle farmacie, punto di riferimento dei cittadini. La vaccinazione è possibile farla anche nelle farmacie, magari c'è anche un rapporto di fiducia del cittadino nei confronti del farmacista. E ovviamente questo si costruisce anche con l'intesa con le farmacie. Ancora oggi non sono tantissime le farmacie che svolgono servizi, per noi è auspicabile che questa rete si allarghi e più, ancor più ci sia una prossimità tra cittadino e erogazione della prestazione sanitaria. Sentiamo le parole di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Ma allora, è vero
Il punto di forza delle farmacie è la loro diffusione su tutto il territorio in una maniera eccezionale, che difficilmente potremmo trovare con altre formule. È anche vero però che ci sono e stiamo spendendo tanti soldi nelle case di comunità, e quindi rischiamo di avere delle sovrapposizioni, perlomeno in determinati territori, con la conseguenza di non sapere a chi rivolgersi. Per cui il voto è stato sicuramente positivo, poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR, dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. Infine, il commento di Diego Petrucci di Fratelli d'Italia. L'intervento legislativo che propone la maggioranza e per il quale voteremo a favore è molto tiepido. In realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno, dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie disagiate delle grandi città, del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche di specialisti. Potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta. Sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida, ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. La farmacia può essere sia privata che pubblica, ma potrebbe essere una risposta di questo genere qui, con la semplice differenza che di case di comunità in Toscana ne avremo 77, di farmacie tra pubbliche e private in Toscana ne abbiamo 1300. Immaginatevi, chiaramente non tutte potranno diventare farmacie dei servizi, in alcuni casi non sarebbe nemmeno né opportuno né conveniente, ma se parte delle 1300 farmacie pubbliche o private diventassero una sorta di casa di comunità sul territorio, evidentemente noi avremmo una moltiplicazione importante dei luoghi dove vengono erogate le prestazioni e i servizi sanitari, che non farebbe altro che andare incontro ai cittadini, decongestionare gli ospedali, accorciare le liste d'attesa.